Benvenuti amici di Lombardia Notizie Online al nostro nuovo approfondimento sulla pagina Facebook. Come qualcuno di voi saprà, Cremona un tempo era definita la città delle tre T, alle quali se ne è aggiunta una ulteriore in onore e memoria del famoso attore Tognazzi. Ma oggi è il Torrone il protagonista del nostro approfondimento, perché si svolgerà proprio a Cremona la Festa del Torrone 2021. È la testimonianza di quanto il saper fare, il saper trasformare, l'ingegno della trasformazione alimentare riesce a creare anche incoming, anche turismo, anche attrattività territoriale, sa identificare un prodotto con una città e una comunità. Questa è la grande, secondo me, forza di questo prodotto, che merita di essere celebrato perché ha radici antichissime, perché ha una qualità intrinseca molto alta e perché trova in Cremona tutta una filiera che ne alimenta, diciamo, poi la produzione e la distribuzione del mondo. È una delle manifestazioni in tutto il paese che attira più attenzione nei numeri, nei contenuti, nelle iniziative, nei passaggi televisivi e sui media, quindi è davvero uno straordinario prodotto che da Cremona tanti anni viene realizzata. Si parte dal Torrone, ma poi il Torrone è la scusa per realizzare eventi, iniziative, momenti di intrattenimento a Cremona e far vivere la città in modo straordinario per due weekend, per due settimane. Sono stati superati prima del Covid 400.000 visitatori, il che dà l'idea del potenziale di questa città che, ripeto, attraverso un'iniziativa ha una leva fortissima di attrazione in Lombardia e da tutto il paese. Per il nostro approfondimento siamo con Barbara Manfredini, che è assessore al commercio del comune di Cremona. C'è tutta una filosofia e una filologia della cucina cremonese che si appoggia sul Torrone, perché si articola anche su diversi piatti di portata, assessore. Assolutamente, la capacità e la maestria dei nostri chef e dei nostri gastronomi e pasticceri è riuscita a proporre il torrone per quattro stagioni, perché è riuscita a proporre dei piatti per un menù completo, quindi dall'antipasto al dolce. Sto parlando per esempio dei tortelli al torrone, del gelato al torrone, ma anche un secondo piatto come la sella di coniglio al torrone. Quindi noi troviamo tutto l'anno questo magnifico dolce. Quindi la città di Cremona, dolce torrone per tutto l'anno. E per chi ama la musica, quest'anno per la Festa del Torrone c'è anche un omaggio a Mina Mazzini, che come voi saprete è nata a Cremona, la tigre di Cremona, e in città ci saranno dei momenti per ricordare alcune sue composizioni, alcune sue canzoni in particolare. A due vie centralissime del centro storico, via Solferino e via Mercatello, sono appunto dedicate a due canzoni di Mina e nello stesso tempo attraverso le luminarie, dove verrà effettuato anche un sottofondo musicale delle canzoni stesse della cantante. La cosa importante è che l'accensione avverrà proprio il 13 di novembre, il primo giorno della Festa del Torrone. Questo grazie al Comune di Cremona, a Botteghe del Centro, al Distretto del Commercio e Camera di Commercio. Bene, allora tutti a Cremona dal 13 novembre, l'avete sentito. Grazie per averci seguito, continuate a farlo sui nostri profili social e sul sito lombardianotizie.online. Alla prossima!